Ospedale di Caprino Veronese, reparto di nefrologia e dialisi, lo vedo colorato, bello, è stato ristrutturato da poco questo? È stato ristrutturato lo scorso anno. Prima era veramente in condizioni un po' indecenti, adesso è diventato un bel gioiellino. È colorato, è vivace, è confortevole, ma soprattutto è sicuro, perché noi qui possiamo fornire delle prestazioni di alta qualità, molto biocompatibili, tutte le varie tipologie dialitiche le possiamo effettuare, perché si è cercato proprio di potenziare l'aspetto della sicurezza e della funzionalità. Anche perché è servita una zona piuttosto ampia, piuttosto importante, il lago di Garda, la montagna, entroterra, e poi durante l'estate anche tutto il problema dei turisti che vengono, soprattutto inglesi, olandesi, tedeschi, che vengono a soggiornare qui e hanno la possibilità di fare dialisi qui da noi. Quindi due posti per i turisti, 8 per i cronici. Ecco, questo è stato sempre classificato come centro di assistenza limitata. È attuale anche oggi? La divisione ormai non è più attuale, cioè i centri di assistenza limitata avevano un senso negli anni 80, quando i pazienti che facevano dialisi erano pazienti che facevano autodialisi. Adesso la popolazione dialitica è sempre più anziana, di età dialitica e di età anagrafica, con tante comorbidità. Quindi i pazienti dovrebbero essere seguiti costantemente dalla presenza di un nefrologo. E quindi cosa sarebbe necessario? Sarebbe necessario potenziare l'equipe nefrologica proprio per poter garantire questa consulenza, questa presenza e consulenza a tutti, anche i reparti che ci sono attualmente qui, perché giù ci sono un RSA e un ospedale di comunità che ci consentono anche di ricoverare certi nostri pazienti che non sono trasportabili. E poi si potrebbero potenziare ancora le collaborazioni con i medici di guardia, medici di medicina generale, per poter ampliare la rete nefrologica nel territorio e rallentare l'evoluzione della malattia renale cronica.